pronto per la finalissima del primo torneo messicano. Minuto di accoglimento prima della finalissima, e quindi è cominciata la sfida tra Tivoli e Isola d'Oro. Queste sono le finaliste del torneo che si è svolto in questi giorni sulla spiaggia della Costa Azzurra. Ci sarà sicuramente grande battaglia per aggiudicarsi l'ambito trofeo. Ci prova Marega, debole la sua conclusione. Adesso attenzione, la sta filata, riesce a respingere 20 minuti per tempo. Questa è la formula. Può riprendere il gioco. Palla. Marega mette fuori. Scaramuzza, buono il suo anticipo, poi Marco Lauto dietro e la conclusione viene deviata in angolo. Ci ha provato Stabile. Buonasera signori. Ciao Mattia. Ciao. Quindi partita interessante sotto tutti i punti di vista, le squadre che si sono aggiudicate il diritto di disputare questa finale provenienti dai loro rispettivi gironi di qualificazione. Ha provato Scaramuzza, ottima la risposta del portiere. C'è un fallo, la punizione battuta, la palla si impenna dopo la deviazione. Lauto. Stabile, agganciato, fallo su di lui e l'arbitro non interviene. Contestatissimo l'arbitro in questo frangente. È il Tivoli che sta facendo la partita in questo momento. Altro corner, grappolo di uomini in pochi metri, tentativo di conclusione di Lauto, poi la palla termina fuori. Dovier ci prova da lontano, palla fuori di un metro. Ottima azione del numero 17, palla fuori di poco. C'è anche Troian, capitano della Gradese, ad armaforte a Tivoli. Ma la scaraventata in avanti, non succede nulla. Sono avanti inoltre, eh. Così con Stabile, gol! Gol di Stabile! 1-0 per il Tivoli, magia di Stabile! Azione personale! E poi il tocco vellutato nell'angolino. Tivoli in vantaggio dopo 10 minuti di gioco della finale del torneo del messicano. Orzan in avanti, fermato il suo rilancio, provano a venire in avanti quelli in maglia bianca, si salva di piede Orzan. E poi Scaramuzza dall'altra parte, 2-0. Gol di
Marega su pregevole assist di Scaramuzza, 2-0 Tivoli, tattica perfetta, contropiede da manuale. Adesso è Bosic che ci prova, finisce fuori il suo tentativo. Trojan, poi rilancio, Basic, attenzione, palo in pieno, che occasione, e dall'altra parte Dovier colpisce come riesce, tiro debole, hanno preso il palo in pieno quelli dell'Isola d'Oro con il loro cannoniere, capocannoniere della C1. Grande lavoro di Trojan, poi il pallone rimane lì, Basic, rete, ha fatto un gol incredibile, 2-1 quindi, in condizioni precarie di equilibrio, è andato a rubar palla, tiro vincente, 2-1, Meneghel, poi Scaramuzza, Dovier, bene su Scaramuzza che prova la conclusione, Lauto, Meneghel, Lauto prova a cercare lo spazio, Dovier, ancora Lauto, esce il portiere, Dovier fa la respinta forse con un braccio, se ne prosegue, attenzione Lauto, Dovier, è il miracolo del portiere. Così siamo arrivati all'inizio del secondo tempo di questa finalissima, il risultato è di 2-1 per il Tivoli, ma l'Isola d'Oro ha dimostrato di non demordere e di poter essere potenzialmente incisiva. La partita è caratterizzata da forte nervosismo da entrambe le parti, gli arbitri sono stati contestati più volte nel loro operato. Comunque nessun incidente di rilievo, questa è la cosa più importante. E adesso ricomincia il gioco, Orzan deve distendersi, il pallone era indirizzato all'angolino, ottima parata di Orzan. Scaramuzza l'anticipo, Scaramuzza, rete di Scaramuzza, Lori Scaramuzza mette il suo sigillo, 3-1 per il Tivoli, dopo il gol di Marega, dopo il gol di Stabile, adesso il gol di Scaramuzza, sicuramente il migliore dei suoi. Ma è ancora lunga, c'è tutto un secondo tempo da giocare e si sa che nel calcio a 5 due gol di vantaggio equivalgono veramente a poco, due gol si possono fare in pochi secondi in questo sport. Orzan, poi Scaramuzza ferma l'azione di contropiede, un fallo di Scaramuzza. Attenzione al calcio di punizione dell'Isola d'Oro. Palla respinta. Poi Marega recupera per un momento. Perde il tecno di Scaramuzza, attenzione, Besic, palla respinta in angolo, fasi concitate di questa sfida importantissima, palla dentro, carambola, fuori dall'altra parte, Besic, mette fuori Marega, sì. Besic, palla respinta. Marco.
serie di scambi di colpi al limite dell'ortodosso, non intervengono gli arbitri, forse perché si è trattato di uno scambio reciproco, e poi l'ennesimo fallo a palla lontana da parte del numero 10 che viene sanzionato con il cartellino giallo. Orzan, il rilancio, tenta la deviazione di testa, Zico stabile, pericolosamente dall'altra parte interviene con tempismo Orzan, provano a rilanciarsi in avanti quelli del Tivoli e la grande parata del portiere sulla conclusione di Scaramuzza. Il corner, Scaramuzza, palla a fil di palo, altra occasione clamorosa per il Tivoli per arrotondare il punteggio. Poi dall'altra parte il pallone rimane lì, Orzan piazzatissimo riesce a respingere, occasioni quindi da ambo le parti. Bezic, la stafilata fuori di poco. Orzan, Trojan, Orzan in avanti, stabile, grande controllo, un'irregolarità segnalata dall'arbitro. C'è il fallo di Scaramuzza, preso il gioco, ottimo in fase di chiusura Scaramuzza. Stabile, fermato, attenzione, recupera e mette in corner Marega. Equilibrio precario, riesce a recuperare Trojan che guadagna la rimessa laterale. Ottima l'azione difensiva di Antonio Trojan. Non aggancia Caio Dovier. Ripartono quelli dell'Isola d'Oro alla disperata ricerca di un gol che potrebbe riaprire la sfida. Guadagnano il corner. Attenzione, l'azione prosegue. Doppia U! Daniele, vieni qui. Sempre quelli in mezzo. La respinta di Dovier, palla fuori. Ancora una respinta di Marega stavolta. Palla ancora buona. Mette fuori. Due volte. E poi scheggiano. Il palo mi sembra. Comunque pericolosissima la conclusione. Palla fuori dall'altra parte. Ancora quelli dell'Isola d'Oro. Ci provano in tutte le maniere. Il numero di Bezic poi rimane a terra. Marega, due uomini su di lui, perde il controllo del pallone. Bezic paglia, attenzione contrattacco, e riescono a mettere in corner i bianchi. Ecco il corner, non succede nulla, palla fuori dall'altra parte. Intanto il tempo passa, 3-1 sempre per il Tivoli. Scaramuzza, ottimo il suo tempismo, poi c'è il palo su di lui. Bezic salta due uomini,
si avventura dove non c'è molto spazio poi per concludere. Palla dentro, attenzione, pericolo. Molto schierata la difesa del Tivoli. Muraglia umana davanti alla porta di Orzan. Tattica vincente fino a questo momento. Poi in anticipo. E Trojan recupera la grande, subisce fallo. Fallo che verrà punito dal cartellino. Se ne stava andando fino in porta Antonio Trojan. Monumentale, ecco Meneghel sul pallone. Meneghel, palla fuori, ma c'è la deviazione. 6 minuti al termine della finale del torneo, 3-1 fino a questo momento per il Tivoli. La parata del portiere, ci sarà un altro corner. Ancora stabile, poi fermato Scaramuzza, passaggio troppo lungo, palla fuori, scodella in avanti Lauto dove non c'è nessuno. Mancano davvero pochi minuti. Basi, Basi, scivola. Scivola ancora una volta, forse il miglior giocatore dal punto di vista tecnico che abbiamo ammirato nel corso della manifestazione. Stabile, poi non si intendono. La palla termina comunque fuori, provano a ripartire quelli dell'Isola d'Oro. Ecco, più passa il tempo e più quelli del Tivoli assaporano, pregustano la vittoria del primo premio, quindi aumentano i loro sforzi alla ricerca del mantenimento di questo risultato di vantaggio. Capisce tutto, stabile, poi dall'altra parte il fallo su Meneghel, ecco la punizione, palla fuori, ho provato lo stesso Meneghel, c'è una deviazione, quindi calcio d'angolo ancora per il Tivoli che rimane in zona d'attacco, non hanno nessuna fretta logicamente i giocatori del Tivoli a riprendere il gioco, se la prendono comoda. Attenzione adesso al contropiede, ma se la cava benissimo Marega, e poi stabile, fermato, il fallo laterale è per l'Isola d'Oro, potevano sfruttarla forse un po' meglio, qui situazione di superiorità numerica. Stabile, stabile, prova ad andarsene in dribbling, si allunga un po' troppo il pallone. Il recupero di stabile per un momento. Man mano che passano i minuti, i bianchi sembrano aver perso quel mordente che avevano palesato all'inizio della partita. Grande anticipo qui di Marega. Uno basso, uno con me, uno con me. Costruzione. Attenzione, Besic, finta, gol, no, palo, altro palo, sempre lui, sempre il numero 9 dell'Isola d'Oro. Forse non è la sua giornata. L'errore qui in fase di rimessa in gioco, devono mantenere la concentrazione quelli del Tivoli, ormai siamo proprio all'epilogo, siamo all'epilogo di questa partita, di questa finalissima. Palla fuori, rilancio,
prossima. Bier, ottimo anche in fase difensiva, ancora una volta recupera, sempre molto ben posizionato Dovier, non ha inciso molto in attacco, ma e qui è Marega che riesce a deviare, era una conclusione pericolosa, c'è il time out, no? Altra conclusione che finisce a lato, rilancio lungo, grande aggancio qui e poi il portiere riesce a recuperare la posizione, ma che numero ha fatto Zico Stabile, grande padronanza di possesso palla da parte di Stabile, giocano con il portiere volante in questi ultimi istanti di gioco, quelli dell'Isola d'Oro, poi la palla termina fuori, cioè, le provano tutte e danno anche ragione, visto che la situazione è abbastanza compromessa, due gol da recuperare negli ultimi spiccioli di questa partita, la palla rimane lì e il portiere riesce con un balzo a recuperare e a mettere fuori quel corner, la palla resta lì, batti e ribatti, Stabile, la conclusione due volte di Caio Dovier, nulla da fare, azione martellante del Tivoli che poteva chiudere definitivamente il discorso, due minuti segnalati di recupero, due minuti di recupero, due minuti alla fine del torneo del messicano qui nella spiaggia Costa Azzurra a Grado. Recupero in difesa, palla fuori, sesto fallo, tiro libero per il Tivoli, sarà Stabile a provarci dalla media distanza, senza barriera, Daniel Stabile, palla fuori, si è un po' emozionato forse Daniel Stabile. C'è una munizione, la tensione è salita a livelli estremi, bisogna riprendere il gioco, ma manca davvero una manciata di secondi alla fine. Una manciata di secondi alla fine, Tivoli in avanti, battuto il corner, c'è un'altra deviazione, prova direttamente la conclusione, Scaramuzza guadagna il corner, tutto tempo che passa buono per i Tivoli, la stafilata di Caio Dovier, la prodezza del portiere, rimane il 3-1 e si attende solo il triplice fischio finale ormai. L'anticipo di Marega, il portiere fuori e non inquadra il bersaglio, ma non fa nulla perché la partita finisce con il trionfo del Tivoli che con il risultato di 3-1 sconfigge l'Isola d'Oro e si aggiudica quindi la prima edizione del torneo del messicano qui nella spiaggia della Costa Azzurra di Grado. E adesso ci saranno le premiazioni, grande esultanza naturalmente di tutti i giocatori della Rosa del Tivoli che con una prestazione maiuscola si sono aggiudicati con pieno merito questa finale. Sono con tutto lo staff che merita un applauso perché hanno fatto veramente una cosa straordinaria e l'hanno fatta perché veniva dal profondo del cuore, perché ricordiamolo, è giusto ricordarlo, questo torneo è stato pensato, ideato, voluto per onorare la memoria del nostro amico di Giorgio, Giorgio Italia, che in queste serate, veramente mai come in questo momento l'abbiamo sentito vicino, questa era la spiaggia preferita di Giorgio e oggi era il giorno del suo compleanno. Ecco, volevo dire solo queste due cose.
Questo è il senso di ritrovarci tutti qui in questo momento. E brevemente volevo citare una poesia che è stata scritta da un amico di Giorgio, da un compagno di squadra del Tergesteo, che secondo me è il momento più bello per ricordare il nostro amico. Ve la leggo. Io quando l'ho letta, vi dico la verità, è stato un momento molto emozionante. Indelebile l'ultimo saluto, promessa di un nuovo sorriso che ancor potuto non ho. Imprigionata resta una parte tesa nell'imbroglio di una lacrima, pietrificata nella sabbia della laguna. Non ho orme da seguire per arrivare, solo il cammino che continua nel gioco cieco dei ricordi. Ma ora so che il cielo mi guarda, amico, con occhi di chi vola lontano, porgendomi il soffio di un sogno. Io direi un applauso per questa struggente manifestazione di affetto. E adesso passiamo al momento in cui ringraziamo chi veramente ha dato il suo apporto per il verificarsi, il concretizzarsi di tutto questo. Ringraziamo il Comune di Grado, la Sogit, tutti gli sponsor, indistintamente, lo stabilimento Tivoli che ci ha ospitato, il bar Tergesteo e tutto lo staff e tutti coloro che hanno partecipato al torneo in tutte le maniere, anche come pubblico, e che quindi hanno fatto possibile che potesse realizzarsi tutto questo. Io direi un applauso che racchiude un po' tutti questi indispensabili creatori della manifestazione. Quindi passiamo alle premiazioni. Cominciamo premiando il giocatore che si è distinto per il maggior numero di reti realizzate, quindi il capocannoniere, che verrà premiato con una coppa offerta dai colleghi di lavoro di Giorgio, della ditta Camisi. Quindi invito Giorgio Valli a fare la premiazione. Eccolo qui che arriva, un applauso per Giorgio, che c'è sempre vicino in tutte le occasioni. Ecco, allora invito il capocannoniere che è Sandy Besic. No, non sei. Vai Sandy. Sandy Besic, capocannoniere, non solo qui ma anche nel campionato più importante che abbiamo in regione del calcio a 5. Adesso Giorgio Valli procederà alla premiazione con la coppa offerta dai colleghi di Giorgio. Andrà a schienare. Di Giorgio Italia. Complimenti. La foto di rito, la vedremo su Facebook, vedremo anche il video delle partite, tenetevi pronti, sempre su IEA Channel, in esclusiva, in diretta. Adesso c'è un premio speciale, che all'inizio non era neanche previsto, però è stato istituito proprio per l'occasione, che va a premiare la squadra più simpatica. E il premio verrà assegnato dal presidente del CB Tergesteo, Gianluca Zaniboni. Allora, il premio è dedicato alla squadra che ha meglio interpretato lo spirito di partecipazione con spontanea allegria e spensieratezza ed è composta da atleti giovanissimi e di grande talento calcistico. La squadra della gelateria Antoniazzi. I vari De Wagenstein, poi abbiamo anche Riccardo Gaddi che ha sfiorato il titolo di capocannoniere, c'è Diego Bertonia, insomma una squadra davvero meritevole che ha interpretato pienamente lo spirito di questa manifestazione. Congratulazioni! Bravi! E adesso direi di premiare gli arbitri, ce ne sono due stasera, però ne abbiamo visti tanti nel corso di queste serate. E il premio verrà assegnato da Alessio Riccio, che fa parte dello staff organizzativo. Il premio consiste in un omaggio reso disponibile dalla ottica della signora Rita di via Caprin, qui a Grado. E quindi premiamo con un grosso applauso gli arbitri.
che sicuramente sono stati bravissimi. Tante volte gli arbitri sbagliano, però quello va a incidere sui risultati. Stavolta non si può dire questo. Sono stati bravissimi, complimenti. E poi abbiamo forse il momento più atteso da tutti quanti, l'assegnazione della Coppa Chiosco. La Coppa Chiosco, questo secondo me c'era gente qui solamente per quello, il torneo era una cosa così di contorno. Quindi la Coppa Chiosco, io invito Stefano Lauto dello stabilimento Tivoli per la premiazione, però devi dirmelo tu chi l'ha vinta, perché io non ho i risultati. Questo è un momento di suspense. La Fenice. Allora, la squadra della Fenice si è aggiudicata la Coppa Chiosco e viene il massimo rappresentante Germano Medeot, che tra l'altro anche lui oggi fa gli anni, e gli facciamo un ulteriore applauso di buon compleanno. Dunque non c'erano dubbi su chi vincesse la Coppa Chiosco. Questo forse era il premio più ambito. Adesso passiamo con le premiazioni minori. Cominciamo a premiare la squadra terza classificata, medaglia di bronzo, cosiddetta. La medaglia di bronzo verrà assegnata da il rappresentante dell'Associazione di Donatori Volontari Sangue, che è l'amico Gianluca Pastoricchio. E la squadra che è arrivata terza su 16, quindi grosso risultato, è la squadra del bar Casandola. Un applauso per la Casandola del mio amico Colussi. E c'è Giampi Corbato, il capitano della Casandola, che ritira il premio per la squadra terza classificata. La foto di rito. Poi abbiamo quindi la squadra che è arrivata al secondo posto dopo una finale assolutamente palpitante ed emozionante, quindi onore a merito ai secondi classificati, che verranno premiati da Di Mercurio in rappresentanza dello staff organizzativo della manifestazione. Eccolo qui. E la squadra seconda classificata è quella dell'Isola d'Oro. Ecco il capitano che si appresta a essere premiato da Di Mercurio. Hanno sfiorato la grande impresa. Eccoli là. E adesso c'è il momento conclusivo, il momento in cui verrà premiata la squadra prima classificata, ma io vorrei appunto per questo invitare la signora Alma Rosa a venire qui in zona premiazione, perché la mamma di Giorgio Italia sarà lei a consegnare la coppa alla squadra prima classificata. E abbiamo anche Giuseppe Giorgione che dovrebbe fare, ecco, una consegna di omaggio floreale. Ecco la foto della signora Alma Rosa. Bene, e quindi siamo proprio al momento dell'epilogo, il momento in cui si premia la squadra che è arrivata prima. La squadra prima classificata è la squadra dello stabilimento Tivoli. Complimenti ragazzi, è stata dura ma ce l'avete fatta, avete conquistato la prima edizione di questo torneo. Allora adesso la signora Alma Rosa procede con la premiazione. Hello, quella di te. Yeah! Procede che facciamo la foto. Ecco, naturalmente il momento è importante, tante fotografie, ci sarà anche il video. Mi raccomando, su Yeah Channel cliccate mi piace una volta cliccate mi piace, fatemi questa cortesia. Bene, eh.
è così. Bravi ragazzi, questa prima edizione del torneo del messicano va in archivio, ma siamo sicuri che ce ne saranno delle altre. Anzi, faremo, lo dico a nome dell'organizzazione, faremo di tutto per ripetere questa bellissima situazione e per magari anche riuscire a migliorarla, sempre che sia possibile, perché a mio avviso è stato tutto perfetto quest'anno. Un saluto a tutti, un ringraziamento a tutti, un grosso ringraziamento a tutti, vi saluto e ci vediamo alla prossima, sempre con Yeah Channel naturalmente, grazie. Bravi, bravi, così facciamo un bel video e lo mettiamo su Facebook.